L'autogestione ti mette a confronto con la libertà e la libertà ha bisogno di tanta responsabilità. Il 12 ottobre del 1996, 25 anni fa, dopo due decenni di rivendicazione, a Lugano vengono occupati i mulini Bernasconi. Nulla sarà più come prima. Un gruppo di giovani ha occupato un edificio a Viganello e l'occupazione è tuttora in corso. L'idea era come se fosse stato tolto un tappo, come champagne, bollicine, esplodesse tutto un colpo. E quello spazio doveva essere una cosa di una sera e via. Però non ce l'abbiamo fatta. Siamo rimasti lì. Era una cosa che ti riempiva la vita, eh. Al di là delle ore di sonno, poi il resto era mulino, era centro sociale, come me e tanti. Se volete questo centro sociale a Lugano di alzare sì. L'occupazione è l'unico modo per arrivare a un centro sociale autogestito a Lugano. Se non si dava allora l'utopia come motore per andare avanti, beh, allora si sta fermi e basta. In tutte le epoche storiche c'era una dose di utopia. Nel maggio del 2021 il centro sociale viene sgomberato e le ruspe si accaniscono sull'ex macello. L'autogestione a Lugano torna nelle strade. Cioè, quando c'è stato lo sgombero molta gente si è unita e c'era molto questa sensazione di rabbia, ma anche proprio voglia di andare avanti, di combattere comunque. Cioè, mi sono sentita proprio quasi rinascere in quel momento di lotta. Ci apprestiamo ad intraprendere un viaggio fra fuoco, sgomberi e macerie. Macerie, macerie, macerie. Noi questo spazio non lo lasciamo, ma allo stesso tempo non ci sottomettiamo. Abbiamo a che fare con un potere che è lì per reprimere. Dobbiamo assolutamente pensare anche in termini di mobilitazione, di organizzazione e di militanza. Dal 12 ottobre, ogni martedì, un nuovo episodio online.